Ora che abbiamo visto gli esperimenti, possiamo studiare alcuni esempi in modo dettagliato, anche facendo proprio dei calcoli numerici. Esempi un po' di tutti i tipi di leve. In tutto sono 5 esempi, i primi 3 sono leve di primo genere e gli ultimi 2 sono secondo e terzo genere. Una leva di primo genere si riconosce dalla posizione del fulcro o della forza vincolare, che alla fine è la stessa cosa. Il fulcro e la forza vincolare si trovano sempre comprese tra le altre due forze, cioè tra la forza motrice e la forza resistente. Vediamo in questo esempio infatti che il fulcro si trova esattamente a metà strada. Non è necessario che sia sempre così, è un caso molto particolare. Il fulcro a metà strada tra la forza resistente, che è la forza peso dell'asta, e la forza motrice, che è quella che noi facciamo per esempio con il dinamometro. Come vediamo anche nel secondo e nel terzo esempio, si verifica questa stessa situazione con il fulcro e la forza vincolare che si trovano compresi tra la forza motrice, eccola, FA, e la forza resistente che è il peso dell'asta. Invece una leva di secondo genere, questo è il quarto esempio, la riconosciamo dal fatto che compresa fra le altre due forze c'è la forza resistente, quindi la forza di gravità dell'asta. È compresa fra la forza vincolare e la forza motrice. La leva di terzo genere invece si riconosce dal fatto che la forza che è compresa in mezzo è la forza motrice, che è compresa tra il fulcro e quindi la forza vincolare e la forza resistente. Ora, le leve di terzo genere sono sempre svantaggiose perché la forza motrice abbiamo detto che si trova più vicina al fulcro, mentre invece la forza resistente si trova sempre più lontana. Quindi il braccio della forza motrice è sempre più corto del braccio della forza resistente, perciò la forza motrice deve essere sempre più intensa della forza resistente. È tutto scritto qui. Siccome la forza motrice agisce con un braccio minore rispetto alla forza resistente, allora la forza motrice deve essere più intensa della forza resistente. Le leve di terzo genere sono quelle che hanno la forza motrice compresa tra il fulcro e la forza resistente. L'esatto contrario accade per le leve di secondo genere. Infatti, nelle leve di secondo genere è la forza resistente che sta compresa, come è scritto qui, la forza resistente, in questo caso la forza peso, è compresa tra il fulcro e la forza motrice, perciò stavolta è la forza motrice che agisce con un braccio maggiore da O ad A. E avendo un braccio maggiore della forza resistente, la forza motrice può essere meno intensa. Quindi questa è una leva vantaggiosa sempre, la leva di secondo genere, perché con una forza più piccola siamo in grado di contrastarne una più grande. Invece le leve di primo genere possono essere vantaggiose, svantaggiose o indifferenti. Il primo esempio dei 5 è una leva di primo genere indifferente, perché il fulcro sta esattamente a metà strada tra le altre due forze, quindi i bracci sono uguali. In questo caso sono per esempio di 5 centimetri. Quindi, essendo uguali i bracci, devono essere uguali anche le forze affinché lo siano i momenti torcenti. Se invece un braccio è maggiore dell'altro, come accade in questo secondo caso, chi è il braccio maggiore? In questo caso è il braccio della forza motrice, perché vediamo che questa distanza è maggiore di quest'altra. Allora, se il braccio della forza motrice è maggiore, come indicato qui, la forza motrice è più debole di quella resistente. Quindi questa è una leva vantaggiosa, perché io con una piccola forza, più debole riesco a contrastarne una più intensa. Quindi è un caso di leva di primo genere vantaggiosa. Se invece la forza resistente ha un braccio più corto, come in quest'altro esempio, rispetto al braccio della forza motrice, il braccio della forza motrice è più corto rispetto al braccio della forza resistente, come indicato qui, BA minore di BG, allora la forza motrice deve essere più intensa della forza resistente e questa leva è svantaggiosa. Quindi le leve di primo genere possono essere vantaggiose, svantaggiose o indifferenti. Ora andiamo nei dettagli numerici e vediamo, facciamo l'esempio di un'asta che pesa 12 newton e sarà sempre 12 newton anche negli esempi successivi. In questo caso c'è una leva di primo genere, abbiamo detto indifferente,
con bracci di 5 cm. Ricordiamo che i bracci si misurano sempre a partire dal fulcro e mai dal baricentro, quindi questo è un primo braccio, come indicato qui, è il braccio della forza motrice, questo è il secondo braccio, il braccio della forza resistente, sono uguali, 5 cm per esempio, e quindi anche le forze sono uguali. 12 N la forza motrice, 12 N la forza resistente. I momenti torcenti che fanno queste due forze sono indicati qua, un momento torcente che entra nel foglio perché questa forza resistente vorrebbe far ruotare l'asse in senso orario, quindi una freccia che noi vediamo da dietro, e vale 60 Nm, questo momento torcente della forza peso. Perché 60 newton centimetri? Perché bisogna fare la forza per il braccio, 12 per 5, 5 centimetri per 12 newton, 60 newton centimetri. Allo stesso modo la forza motrice FA, anche lei agisce con 5 centimetri di braccio, per 12 newton, 5 per 12, 60 newton centimetri, è un momento torcente che però viene fuori, verso di noi, esce dal foglio, cioè dal monitor, e quindi questi due momenti torcenti si vede benissimo che uno entra, uno esce, hanno lo stesso valore numerico e quindi si annullano. Il momento torcente complessivo, la somma di questi due, la somma vettoriale, fa 0. Volendo si potrebbe anche indicare per convenzione negativo, quindi meno 60 Nm, il momento torcente che entra. Quindi uno potrebbe dire questo è più 60, questo è meno 60, la somma fa 0. Il momento torcente invece della forza vincolare è sempre 0. Questo è sempre così perché la forza vincolare è quella esercitata dal fulcro e quindi agisce sempre senza braccio, proprio perché è applicata nel fulcro, quindi la sua distanza dal fulcro, sarebbe il braccio, è sempre 0. E perciò forza per braccio, la forza non è 0, ma il braccio sì, quindi il momento torcente della forza vincolare è sempre 0, proprio perché la forza vincolare è applicata nel fulcro. Qual è l'obiettivo della forza vincolare? Annullare la forza totale, 12 più 12 newton in basso, la forza vincolare ne fa 24 in alto. In questo modo blocca la traslazione del corpo rigido.